mi faccio un giro col mio pulso e con questo trovi tutto, ma è bello anche ogni tanto trovare così. La cosa bella di un pulse economico è che non ti va a trovare gli spilli, i chiodini, roba piccola come per esempio un VLF, e quindi andiamo a cercare roba grossa, dai, caccia grossa, ferri di cavallo, pezzi di ferro dei trattori, caccia grossa ragazzi, dai, pollicione solo per così, per la passione, e questa è passione ragazzi, senza passione non ti diverti, è inutile. Lo abbiamo acceso, sensibilità massima, ok, volume al massimo, via, si parte, non accendi, vai, pulse induction bulgaro questo, e boh, andiamo a cercare roba grossa qua, cerchiamo le rotaie di ferro, le travi, cazzo, troviamo le travi di ferro con questo, andiamo a vedere intanto, vediamo un po'. C'è qualcosa. Bellissima giornata, ha piovuto 2 giorni fa, si sta bene, un filo d'aria. Vedi che comunque alla fine non sta suonando perché un VLF suona dappertutto, perché comunque trova anche mineralizzazioni, trova pezzettini di ferro minuscoli, un VLF. Questo è un elefante a confronto, no? Cioè, nel senso che è molto rozzo. Ma essendo che non ha problemi di mineralizzazione del terreno, ti va a trovare solo roba grossa. Quindi andiamo a vedere se troviamo. Ma forse anche qualche monetina, adesso non ho ancora trovata una monetina con questo. Ho sempre trovato roba grossa, e teste di martello, e zappe, roba grossa, lamieroni. Oh, per adesso non sta suonando. Vediamo. Che non è il male, che non sta suonando, quindi vuol dire che ci sta lasciando indietro tutta la roba piccolina, ferretti piccolini, pezzi di filo di ferro, tutta questa roba piccola lui non li sente e quindi diciamo che stai discriminando la spazzatura piccola. Ecco, qua c'è qualcosa però. Senti? Bene, abbiamo anche l'indicatore di profondità, guarda. Siamo a metà scala. Ma è qua vicino. Ora non ha neanche un pinpointer questo, quindi devi andare vicino su tutti i lati con la piastra. Vedi? Ti avvicini di lato, poi ti avvicini da sotto, poi ti avvicini di qua e poi da sopra. Bene, siamo qua, vedi? Siamo qua così. Andiamo a vedere cosa c'è. Fammelo spiegare un attimo. Qui. Indicatore di profondità, ci dice, boh, so, 10-15, insomma, adesso. Quello non è un problema, intanto abbiamo anche il puntatore manuale. Andiamo a vedere cosa ha trovato intanto, che è già sempre bello e curioso di vedere un pulse in azione. Vi ripeto, qua potrebbe essere solo ferro, perché sai, siamo in un campo, roba grossa. Vediamo, dai. Vediamo cosa ha suonato intanto. Dovremmo esserci già. È qua. E questo mi ha trovato. Guarda però il pulse. Dai, non è che trova proprio roba piccolissima il pulse. Oh, mi ha trovato un lamierino. Lamierino di? Sì, sembra un lamierino di ferro. Però, oh, non è grandissimo, eh. Saranno circa 2 monete da euro come larghezza, cioè così, come, ecco, finissimo. Me l'ha trovato il pulse bulgaro, mi sembra. L'avevo preso su un sito, mi era arrivata la scheda elettronica. Adesso metto via questo. Adesso chiudo qua. Mi era arrivata la scheda elettronica e avevo ordinato la scheda elettronica e l'avvolgimento della bobina, no? E poi io avevo questa asta qui è del Garrett Atigold e poi gli ho fatto la scatoletta, insomma, un po' rudimentale, però funziona, vedi? Riaccendiamolo. Ebbene, dai, sono contento, ho trovato un lamierino. Qua c'è qualcos'altro. Vediamo.
ancora più sopra, vedi che andiamo più in alto, siamo quasi a, quindi rivediamo un attimo così. Bene, sembra qua. Mettiamo il piede, spegniamolo. Ecco, sembra qua, ancora più in superficie, quindi in teoria proprio qua 5-10 cm. Vediamo questa zona qua. Il mio pulse, ma è divertente anche il pulse, eh? Se ti piace, allora la ricerca è bella tutta, ve lo dico, ovvio con un VLF puoi discriminare il ferro, sì, ok, ci sta, però è bello fare anche ricerca pura, questa è ricerca pura, punto, e siamo qua, vedi, proprio in superficie era. Chissà che trovo la mia prima monetina con il mio pulse. Non so se è qua, vediamo. Allora l'ho centrato male io, la piastra sembra più qua. Ma dai, guarda che bella. Ferro, dai. Un ferrone. Un ferro addirittura. C'è un pezzo di tubo o qualcosa, ma questo comunque, guarda, hai visto? È divertente, dai, c'è bisogno per forza sempre di trovare i tesori, è bello anche così tirar fuori un attimo il pulso ogni tanto, pulso che mi è costato praticamente, mi è costata la scheda e l'avvolgimento della bobina, mi sembra sui 70 euro spedito, e poi avevo l'asta del Garrett, questa la bobina da attaccare di plastica, le vendono, è del Blistol, ma le vendono aperte sotto, poi io sotto gli ho messo il silicone, vedi, l'ho avvolta, l'ho coperta al silicone, ma sì, lavora bene, dai, andiamo, accendiamolo di nuovo, andiamo a cercare altra roba grossa. Siamo qui, qui anche questo sembra in superficie. Vediamo, tanto metti un bel mi piace se ti va, iscriviti al canale. Vediamo un po', ma qua sembra una pietra, però no, questo è un tubo di ferro, che è sta roba? Oddio, questo è un tubo o ferro o rame, oh, guarda che cavolo ho trovato, un tubone, te l'ho detto, caccia grossa con il pulse, eh? La roba piccola col pulse la lasci giù, quindi per dirti che cosa, che con i pulsi, poi con il pulse induzione ti puoi divertire se hai l'approccio giusto, se l'approccio giusto è scavare tutto, guarda, tiri su di tutto, no, tondino, un tubo, sembra di ferro comunque, però non è arrugginito o piombo, non so, mettiamolo via, certo che a caccia grossa fai presto a riempire la sacchetta, chiudiamo bene.
Pollicione, pollicione per il mio pulso, ragazzi. Andiamo avanti. Pollicione per il pulso. Bene, sembra qua sotto il piede. Spegniamo. E questo va qua a 12 volte. Gli ho messo una batteria enorme che avevo a casa, quindi mi dura una vita. Però lo spengo lo stesso. Una batteria lipo, queste sono quelle grosse. Vediamo un po', anche questo sembrava un po' in superficie. Ma dai, vediamo se salta fuori una monetina con il mio pulso. Non l'ho ancora trovata, ve l'ho già detto, sì. Vediamo. No, questa. Oh, comunque trovi roba carina, nel senso. Allora, con i Pulse, ragazzi, trovi. Cioè, non trovi vera ferraglia, come posso dirti, distrutta, pezzettini di ferro inutili, chiodini strani, cappellette di chiodini. Cioè, con i Pulse scavi la storia. Ti sto facendo vedere. Guarda, questa è una serratura, no? C'è una. Come si chiama già adesso? Una cerniera di una portina, vecchia, molto vecchia, ma carina anche, guarda. Carinissimo il mio Pulse, carinissimo il mio Pulse. Andiamo avanti. La monetina la troveremo con il Pulse. Dovrebbe trovarla una monetina, non tanto piccola, ma dovrebbe trovare una monetina. Vediamo se c'è. Non c'è qualcosa. Qua sembra qua, speriamo. 10 centimetri. Già visto. Guarda cosa trovi, roba grossa. Vedi, trovi roba media, ecco, diciamo, eh? Non discrimina, come vedi, però trovi roba grossa, guarda, così, nel senso, tutte le i chiodini strani, minuscoli, roba che è proprio, e non la lasci lì, non sono proprio su quelle cose, e vedi, tutta roba decisamente abbastanza grande, no? Qua per adesso sembra tutto ferro, eh? Sembra qua sotto il piede. 10 centimetri più o meno. Eccolo qua.
Oh, l'altra l'altra cerniera, guarda, uguale all'altra, pensa a te, una l'ho trovata più in là e una qua. E quindi è la stessa, hanno la stessa storia, no? Guarda, e sono uguali, che carini, visto che roba? Sì, sono uguali, dai, guarda, pensa a te. Oh, pollicione, ragazzi, pollicione per metal detector dell'est a induzione impulsi, poca sensibilità per le schifezze piccole, poca sensibilità e tanta resa. Io ho il metal, scavi tutto, però ci si diverte anche così, vediamo, scaviamo ancora un po' di storia allora. Spostiamoci un po' di qua. Ecco, un VLF qui mi avrebbe già suonato dappertutto, no? Perché i VLF e comunque sono molto più sensibili e quindi ti trovano anche oggetti minuscoli che a volte proprio sono stupidi, banali da tirare su. Invece un Pulse, essendo come detto un elefante, trova roba un po' più grossa, ma è roba che ha una storia, come hai visto, no? Cioè non trovi pezzetti distrutti, di inutili, no? Come posso dirti? Trovi roba carina, un po' più grossa, che ha una storia, no? Che è bello anche scavare. Però siamo in modalità all metal, ricerca pura, tutti i metalli. Visto che non sto suonando per niente, cioè tutta la roba piccola ce la lascio indietro, roba piccola proprio solitamente tutta rumenta, non è che è difficile trovare un orecchino in un campo, però in quel caso lo lasceresti indietro, un orecchino. Adesso vediamo se riusciamo a trovare una monetina, intanto, che non sarebbe una cattiva idea. Non l'ho ancora trovata una monetina, l'ho usato poco, ho tante passioni, quindi l'ho usato poco in ricerca vera, così, in ricerca pura, diciamo, non ho il metal. Vediamo. È acceso, sì, è acceso. Ci sta discriminando tutte le cose minuscole lui, che solitamente non hanno neanche, non riesci neanche a identificarle, no? Sono tutti frammenti di ferro, lamiere, lamierini, alluminio, e quindi va bene anche così, ogni tanto fa una ricerca così. Proviamo a alzare un attimo la sensibilità, non vorrei che l'ho messo al minimo invece che al massimo la sensibilità. Proviamo così, forse così la sensibilità massima, infatti vedi, questa è la sensibilità massima, è già, l'avevo messo al minimo allora, questa è sensibilità massima, però inizia ad avere problemi sul terreno, non so perché. Alziamolo un attimo, mettiamola a 3, proviamo a 3, credo che al massimo mi sente anche la picozza con in mano, infatti, aspetta, qui c'è qualcosa, eccolo qua. Già siamo già a un, forse a un 20 cm qua sotto.
Vediamo se riusciamo a trovarlo bene. Oh, sembra qua. Mi spegnere. Sembra qua. Sembra qua, però già un po' più sotto, questo. Vediamo. Forse già lo vedo qualcosa. Qua forse. Sembra qualcosa di ferro, eccolo qua. Guarda cosa mi ha trovato anche. Un vecchio chiodo arrugginito. Questo sinceramente come conformazione è già fine, per un pulse. Un chiodo però c'è. Bello, va bene. Abbiamo alzato la sensibilità, come hai visto. Stiamo trovando già roba di sezione più piccola. C'è altro, dici? Non usare il pin? No. Chiudiamo bene, andiamo avanti. Stiamo trovando già roba più piccola adesso che abbiamo alzato la sensibilità, che anche la sensibilità, pensa un po', indicatori di profondità, sensibilità, volume, che cavolo. Come detto, non discrimina il ferro, però. Cioè non è facile pur centrare. Boh, sembra qua. Non è facile a volte centrare proprio con un pulse, però sembra qua. Un po' il pin, però lo scavo è giusto, vedi, siamo giusti qua. Tirato fuori. Questo. È una pepita. Che cavolo sei tu? Sarà mica un pezzo di meteorite. Cazzo, ma è piccolo questo per avermelo trovato, Vedi se c'è altro. Ah, c'è altro qua. Ma qua c'è un chiodo. Mi ha trovato o uno o l'altro. E allora, fermi tutti. Ho alzato la sensibilità e ho iniziato la mia roba più piccola, guarda, un chiodo più fine. Adesso non so dirti se mi ha trovato più questo che questo. Fammi un attimo fare una prova sul pulito.
Ma questa è una strana cosa. Poi mettilo qua. No, 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 non mi ha trovato quello. Ferro. Mi ha trovato il ferro. Vedi, mi ha trovato il chiodino. Ma ragazzi, allora. Allora, io adesso nello scavo il pulse mi ha portato sul chiodo, ma io ho rilevato anche questo. Che non ho, francamente non so. Ha una conformazione tipo nativa, naturale. Capisci, non è un pezzettino di. Però è qualcosa che suona. Mettiamo via il chiodo, intanto poi lo buttiamo. È qualcosa di. Non lo so, lo guarderemo bene. Questo è stato trovato casualmente, vicino al chiodo, perché il pulce mi ha portato sul chiodo, vedi? Però non sembra un pezzo di ferro staccatosi da qualche cosa di agricolo, sembra quasi una pepitella di qualcosa. Boh. La guardiamo bene poi, magari la laviamo, proviamo a pulirla, non so, anche se sembra già pulita. Va bene, portiamo via. Pollicione, pollicione, amici. Pollicione, se vi va, fatemi sapere se vi piacciono questi pulse proprio. Sono pulse puri, eh? Induzioni, pulsi puri, roba dell'est, no? Roba tipo quelli ucraini, ungheresi, bulgari. Questo è bulgaro, mi sembra. Stavamo andando in su, però forse. Andiamo su di qui. Aspetta. No, no. Ho alzato la sensibilità. Avrei ancora tre tacche di sensibilità da alzare, ma come vedi poi inizia a essere instabile, un pochino instabile. Però già a tre di sensibilità stiamo già andando a trovare dei chiodini più fini, eh? Questo è profondo però, eh. Questo è giù, troppo giù per la picozza. Lo sento che c'è. Roba grossa anche. Aspetta. No, no, faccio segnale, via. Con la sensibilità inizia a essere un po' instabile, come dicevo. Qua c'è qualcosa. No, sembra qua. Sembra un po' giù anche questo, eh? Un po' giù, qua. Giù un 15-20 almeno. Oh, non pensate che un pulse, cioè su roba piccola, il pulse non è che oltre la larghezza, la lunghezza della piastra, può andare giù ancora a metà piastra, quindi questo andrà giù 40, penso. Poi se sotto c'è una lattina ti va giù anche un metro, nel senso, però non è che. Non è che scaverò mai un metro per trovare una lattina o no? Qualcosa, non me ne frega niente, no? Solo per divertirmi. Vediamo. Ah, ok, c'è qualcosa, vedi? Qui. Non so se abbiamo preso. No, spostiamoci di qui. Sta una radice. Sotto la radice.
una cosa bella, me la fai trovare. Ho spento. Dai, tirato fuori. Ma no, non dimmi che mi hai trovato questo. Ma veramente, sai, forse ho passato troppo la sensibilità. Allora, c'è qualcos'altro qui? Mi stai trovando ferretti troppo piccoli adesso. Non volevo trovare che mi trovi sta roba. Questo è questo. Qui c'è altro però. Nato ferro. Ti rimetto su di nuovo, troppo sensibile adesso per i cavoli miei. Non c'ho voglia. Troppo sensibile, via, 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 via. Guarda cosa mi trova con l'abbassando la sensibilità. È quello che non voglio cercare, no? Quindi devo rialzare la sensibilità al massimo. Se no vai a trovare porcheria così. Lo vedi? Quindi via.